Salve a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Oggi è un giorno di daily, purtroppo ieri non l'ho registrata perché è stata una run veramente buona, tant'è che sono 14esimo su Gridbat. 28esimo sulle classifiche ufficiali, ma queste non le considero troppo in quanto sono solo, cioè non escludono i cheater. Gridbat è più curato. Comunque, la run di oggi è con Isaac fino alla Darkroom. Berla si è posizionata molto bene, 47.000 punti sono tanti e le run con Isaac sono tra le più dubbie in assoluto, quindi vediamo che cosa riusciamo a fare. È anormale, tra l'altro. Che è una cosa utile. Cerchiamo di prendere il meno danni possibile. Non dobbiamo fare niente di speciale a parte prendere sia. Quasi quasi. Cioè, a parte battere sia Boss Rush che Ash. Tre monete nello stesso posto. Ewaz può servire? Difficile, cioè difficilmente farà. Porca troia, odio queste troll bomb, ormai le odio. Difficilmente Ewaz farà qualche differenza, però qualora ci fosse la possibilità che ne potesse fare qualcuna, mi sembra il caso di tenerlo in ogni caso. Quindi abbiamo una sola chiave. Però la bomba va benissimo usarla lì. Sì, dai, apriamo. È convenuto. Siamo a 5, quindi al prossimo piano potremmo generare un arcade. Mannaggia a me, che faccio queste cose rischiosissime. Un'altra roccia tinta che assolutamente romperemo. Death Touch, ok, quello non è assolutamente meritevole di un reroll, anzi lo prendiamo praticamente subito, se non prima. Cosa c'è a terra? Soul Heart, bene. Lo prendiamo subito a costo di un cuore, mi sembra più adatto, onestamente, che spendere una bomba che comunque non avevamo. Facciamo il boss, che è The Haunt, potrebbe colpirci ma è parecchio improbabile che ci possa uccidere. Abbiamo comunque un danno che è molto buono. Tier delay ovviamente più scarso rispetto alla partenza, in quanto Death Touch fa questo effetto qui, abbassa tier delay cioè alza tier delay e abbassa shot speed up, cioè shot speed volevo dire. Ok, il boss è morto. Questo è un aumento di shot speed oltre che di danno, quindi non c'è assolutamente alcun dubbio se prenderlo oppure no. Ewaz ce lo teniamo. Abbiamo pure una chiave. Non abbiamo bombe, ma non importa, le abbiamo usate tutte bene. C'era altro da raccogliere, non mi pare. Sembra procedere bene. Abbiamo beccato l'arcade. Possiamo andarci pesante, tanto al momento non abbiamo niente da perdere. Ok. Ok, quando avremo una bomba sarà opportuno tornare qua. Ci serve un aumento di tiers comunque, idealmente. Perché come danno siamo messi molto bene. Abbiamo 7 tondo tondo. Questo pure è un buon oggetto, assolutamente. Oh, la cosa buona di questa run è che non abbiamo bisogno di utilizzare il D6. Quindi vuol dire che anche gli altri che stanno giocando sono sul nostro stesso piano. Questo sicuramente è un negozio. Ok, non abbiamo come permetterci la bussola, ma la comprerei volentieri.
Per il momento comunque mi tengo. Cioè voglio essere sicuro di avere una carica del D6. Ah, abbiamo come comprarcela in effetti, basta tornare lì e. Cioè tornare all'arcade. Mio. Niente. Possiamo prenderlo, non importa. Ok, ci facciamo mostro adesso. Buono, buono, abbiamo congelato tutti quanti. Già gli abbiamo tolto metà vita, adesso andrà. Pensavo che sarebbe andato verso sinistra. Non è quando l'animazione di lui che deve saltare inizia, ma quando lui decolla, effettivamente, che decide il punto d'atterraggio. Queste sono delle cose che non mi ricorderò mai. Comunque, Ataim che ha il suo senso e Missing Page 2, ma entrambi si possono rirollare benissimo. L'aumento di vita l'avrei potuto rirollare, sì, però è anche vero che, come ho già detto, voglio avere la possibilità di potermi permettere la bussola, cosa che facciamo al 100%. Non abbiamo bombe, in effetti. Me ne ero completamente scordato. Ok, ho esagerato un pochino. Cioè, di uno ho esagerato, però non fa niente. Non è mezzo cuore che farà la differenza. Tra l'altro non ci dà penalità al danno, anzi ci abbiamo guadagnato in termini di punti. Ci compriamo la bussola così sappiamo esattamente dove stiamo andando. Per quanto non sia un aumento di niente, cioè non potenzia il nostro personaggio, ma comunque vale assolutamente la pena in una daily. Almeno non rischiamo di girare a vuoto, tranne in caso di Curse of the Lost. O comunque il girare a vuoto lo limita tantissimo. Bene. A questo punto usiamo la runa di Ewaz e andiamo al prossimo piano senza prendere danno all'uscita. È una cosa da poco, però è l'unico utilizzo che si può fare di Ewaz quando non ci serve per proseguire. Questo è buono. Questo è molto buono perché comunque il D6. Per quanto lo utilizzeremo, ci saranno sicuramente molti casi, tipo adesso, che non ci serve assolutamente utilizzarlo e quindi ce lo possiamo tenere carichissimo. Imatemesis è ok e la pillola ce la possiamo portare. Abbiamo una bomba sola, quindi non la voglio usare, però sono abbastanza sicuro che lì ci sia una stanza segreta. Lo verificheremo subito comunque. Facciamo una cosa per volta. Ok. Infatti avevo ragione. Uccidiamo questo tizio per aumentarci la chance e magari sperare in qualcosina o da parte sua o da parte dei funghi. Abbiamo ottenuto due monete comunque. È meglio di ottenere due ragni. Ok, quel cuore non ci serve. Abbiamo Rotten Baby che beneficia del nostro danno, che tra l'altro adesso è aumentato. Ah sì, perché abbiamo preso il bulbo. E quindi il nostro danno, cioè una mosca nostra fa 15 di danno. Sulfuric Acid è da rirollare. Monster Manual è assolutamente da rirollare. Stavolta uso una bomba. Questo non serve, direi. Questo è da rirollare, ma è un buon oggetto da rirollare in quanto ci dà il coso. Non voglio tornare indietro. Un aumento di tiers comunque con Pishes è abbastanza buono per quanto mi riguarda. Vale la pena prenderlo. Aggiunge il knockback ai nemici, ma non è una cosa che mi disturba più di tanto. In certi casi è addirittura utile. Ok. Benissimo. Si sente tantissimo la differenza quando abbiamo il D6 carico. Ovviamente lo dobbiamo utilizzare per forza perché sarebbe stupido non farlo. Però diciamo che la nostra condizione ottimale è quando è carico. Non solo perché siamo più potenti, ma perché in generale penso che senza avere questo boost qua non siamo poi messi così bene, tutto sommato.
il piano in cui ci troviamo. Soprattutto sento la mancanza della velocità, in realtà. Lì dentro ci posso entrare. Spero di trovare Grid. La car battery non ci serve. Questo tizio non ha senso ucciderlo, perché abbiamo già ucciso l'altro. Pestilence è ovvio. Però in realtà il cubo di carne non mi dispiace come oggetto del boss. Un aumento di vita non ci serve neanche in questo momento. Abbiamo visitato tutto ciò che era essenziale, quindi io direi di andare, di portarci avanti così siamo tranquilli. No, non voglio bombardare quella roba. Pandora's Box. Dovrò imparare cosa fa. Mi pare che alle Catacombs 2 fosse un oggetto gratis. Fatemi controllare. Un oggetto di boss gratis. È così, un oggetto di boss gratis e due soul art. Quindi, per quanto possa essere equivalente a rirollarla direttamente, invece che rirollare, cioè invece che lasciare che generi un oggetto, meglio fare così, perché almeno ci siamo beccati due soul art. E onestamente, appunto. Cioè, onestamente, appunto, non ha senso. Perché non c'entra niente. Onestamente, preferisco prendermi l'aumento di velocità piuttosto che rirollare l'oggetto, perché la velocità comunque ci serve. Dovessimo trovare altri aumenti di velocità, li potremmo comunque rirollare dopo. Siamo messi alquanto bene. Capatina al negozio la faccio perché speravo di incontrare Grid. E speravo anche in uno Steam Sale, onestamente. The Stars ci servirà più avanti, assolutamente. Mi sono scordato di fare una cosa. Ora la faccio. Cioè, cercare la stanza segreta qui. Bene, una batteria potrebbe anche tornarci utile. Uccidere il tizio anche. E potrei evitare di fare ulteriori stanze, ma ha un'altra batteria. Ma sono abbastanza convinto che col tempo ce la facciamo, che non è il caso di correre più del necessario. Questo è l'ennesimo oggetto che non me la sento di rirollare perché è buono. Quindi vediamo che cosa ci dà il boss ed l'eventuale patto, che per fortuna è arrivato. Placenta è utile. Ok. Questo è buono, abbastanza. Headless Baby mi tenta. Lo prendo perché sono pazzo. E quello invece lo lascio. Speriamo che non ho compromesso troppo. Cioè, chissà che cosa avrei ottenuto se non l'avessi rirollato. Cioè, se l'avessi rirollato, però siamo già a un terzo di conjoined. E come vi ho già fatto capire in altre occasioni, a me conjoined piace alquanto. Non è molto furbo fare questa stanza, però dovremmo essere a posto dal punto di vista offensivo, che non ci dovrebbe costare molto. E tra l'altro vale un bel po' di punti, una boss trap room. O boss challenge room, qualsiasi sia il suo nome. Comunque, megafatti l'abbiamo fatto fuori in un tempo ragionevole, che è fantastico. E congelare i nemici, in effetti, è un'ottima cosa per poterli approcciare da vicino e ferirli con la Sacrificial Dagger. Spero di non star andando troppo lento, però voglio esplorare ancora il piano. Dato che sono qui. Ok. A posto. E poi abbiamo una runa di Pertro, che è praticamente un D6 gratis. Tuttavia, sono un idiota perché non ha molto senso fare questa cosa. Voglio Pertro o voglio The Stars? Io penso che The Stars ci può tornare più utile. Qualora dovessimo arrivare senza. Senza troppo tempo avanzato alla boss rush.
Probabilmente sbaglio, però voglio essere. Voglio fare in questo modo. Ok, direi che questa stanza vale la pena farsela. Abbiamo ottenuto solo una manciata di consumabili, che comunque non è male. Solo che trovare una cricket's head, per esempio, sarebbe stato più gradito. Una guppy's head, ancora meglio. Che sia un oggetto di guppy che un reroll. C'è un oggetto da rirollare, ma va bene. Poi basta. In realtà The Stars è abbastanza futile perché stiamo andando a velocità spedita, però non si sa mai. Una merda d'oro, che onestamente penso sia il caso di prendere. Ok. Non mi va di rischiare di prendere danno perché le bombe le abbiamo. Gappis. Po. Ok. La usiamo, sì. Rirolliamo entrambi. E The Pact è utile. E Tarot Clot anche. Che ci dà? Anzuz. E questo mi è costato degli altri cuori, ma non importa perché alla fine non conta come nella penalità di danno e non rischiamo di morire. Bello, soldi. Lasciamo lì quel resto. Con Enzo sappiamo esattamente dove dobbiamo andare. Abbiamo un tier delay di 5, che è il cap. Quindi abbiamo totalmente compensato l'aver preso Death Touch in quel senso. Che idiota. Sono stato un idiota perché sul momento non ho considerato che arrivassero altre mani, anche se è ovvio, cioè lo so. Bene. Abbiamo abbastanza soldi, facciamo un salto al negozio. Questo è un negozio fortunato. Però, niente di tutto questo in realtà mi attizza abbastanza. E lo rirolliamo. Neanche qui. Quindi lo rirolliamo ancora. Chaos però fa la sua porca figura sempre. Bombardiamo questi. Bombardiamo di nuovo la macchinetta. E Godhead è assolutamente importante. L'Overse è inutile. L'aumento di fortuna è utile. Avrei potuto non raccogliere. Speeddown non importa. Avrei potuto non raccogliere i penny fortunati. Che culo! I penny fortunati, per esempio. Questo lo prendo perché ci trasforma in bookworm. The world, inutile. Ok, Guardian Angel non è male. Dicevo, l'ho preso per la trasformazione in bookworm. Ora, a questo punto, io vorrei rirollare di nuovo. Però prima così. E qui abbiamo la trasformazione in Guppy che dobbiamo assolutamente ottenere. Ok. Purtroppo non abbiamo nemmeno bombe. Ah, abbiamo le bombe, ok. E con le bombe possiamo andare nella stanza segreta e sperare che questa stanza segreta si traduca in un po' di soldini, che non ce ne servono molti. Super Grid sono effettivamente soldi, quindi va benissimo. E siamo fantasticamente riusciti a beccarci Guppy Mom's Knife nello stesso piano. Ah no, perché ci manca ancora un oggetto di Guppy. Non so perché ero. Ok. Vedete che. Io lo prevedo il futuro, lo sapete? Insomma, ho detto che saremmo diventati Guppy ed è così che è andata, no? Qual è il problema adesso? Che siamo un po' in ritardo. Però siamo anche strapotenti, quindi dovremmo star tranquilli. Spero che al prossimo piano non ci sia una maledizione perché vorrei vedere dove andare. Guppy Mom's Knife non è la combinazione migliore del mondo, ma sarebbe stato stupido non. Vabbè, Duality, non ha senso non prenderlo. Ok, carbone
Penso non faccia nulla, ma lo prendiamo lo stesso. In realtà avremmo potuto rirollarlo, ma non importa. Ok, andiamo dal boss. Non da questa parte, però. Non dovrei perdere tempo ad aprire le cose, ma comunque ce l'abbiamo, cioè siamo in anticipo. Considerando che non dobbiamo esplorare niente per il momento. Va bene anche così. Lì possiamo ottenere dei soldi qualora ci servissero. Ok. Qua c'è il negozio. Possiamo fargli una capatina. Nessuno dei due mi interessa molto. Ci pensiamo dopo con calma. Tanto abbiamo pure i reroll. Oddio, possiamo andare al void, ma sarebbe stupido farlo. Il negativo lo prendiamo perché penso sia più utile che non utile. Lì ci sono le 9 vite e Demon Baby. Nessuno dei due mi ispira. Allora prendo Virus, che è una parte della trasformazione in Spawn, e questo mi incentiva assolutamente a cercare di comprare Adrenaline, cosa che faremo senza ombra di dubbio. Ora, non appena finiremo la prossima ondata, il nostro oggetto attivo sarà a carico e quindi avremo un boost di statistiche notevole e più che altro la velocità che mi manca, perché come danno anche senza Dim Bulb siamo messi bene. Bene. Molto bene. Chissà Berla se ha fatto tutto questo per posizionarsi così bene, perché comunque io non lo so che altro si poteva fare meglio, però siamo di una potenza inaudita. E grazie a delle cose non troppo scontate, ossia delle macchinazioni che abbiamo fatto tra negozio, Chaos e compagnia. Cos'altro c'è di vivo? Ah, Carrion Queen. Mi stavo chiedendo se il coltello sinergizzasse con Mom's Contact. E la risposta è sì, per fortuna. Attenzione a The Fallen. L'ho attirato contro la cacca rosa, notare. Ecco perché non vedevo il boss da sinistra, perché è stato spawnato in alto. Quali sono i prossimi due? Angelo e Brownie. Aver fatto fuori Brownie così in fretta non me l'aspettavo, cioè è stato una sorpresa. Non so cos'è. Ah no, è in alto l'altro, ok, quindi va bene. Sarebbe opportuno togliere dai coglioni quella dinamite. Ok, Forsaken non è un grosso problema. E ancor meno lo è Polycephalus. Ok, Rugman morirà in fretta perché ha poca vita. E quest'altro pure. Pip. Qual è l'altro? Ok, Shab. Credo che non abbiamo ancora preso danni in questa boss rush, che è un risultato piuttosto soddisfacente. Non dico che non ne prenderemo per tutta la boss rush, però comunque penso che sia incredibilmente positivo, anche se ovviamente non so come se la sta cavando il resto del mondo. Magic Mush così, grazie. Ok, dobbiamo visitare il patto. Angelico satanico, io direi satanico. E direi anche di rirollare. In realtà era meglio angelico, forse. Ma non importa. Mi prenderei l'aumento di range per l'aumento di range, oltre che per la trasformazione, perché secondo me può tornare utile. Che schifo. Da rirollare quello.
Non so se avete notato che sto adottando un'altra filosofia rispetto all'inizio riguardo gli oggetti da prendere. Prima come dire, molti oggetti non li prendevo per non avere la penalità ai punti. Però ora mi sono reso conto che la penalità ai punti per gli oggetti è molto bassa. Quindi di solito comunque conviene prenderli. Ricordiamo che al negozio c'è un oggetto di nostro interesse. Non dovremmo rischiare comunque di arrivare in ritardo al combattimento con Ash. Giusto per aprirlo così. Anche se in realtà forse non è stata una cosa furba perché probabilmente esplosivo mi piacerebbe, ma è inutile, ma meno inutile comunque di un attivo. Stavo dicendo, mi piacerebbe. Non me lo ricordo più. Mi spiace, cosa stavo dicendo? Questo lo prendo perché è un passivo. La pillola è un lockdown, pazienza. Però comunque è un aumento di velocità. Dato che mi serviva. L'aumento di velocità è stato utile, probabilmente attraversare questa stanza illesi. Quindi io direi che è una buona idea adesso andare al negozio. Purtroppo non c'è una batteria in vendita, quindi non possiamo rirollare esplosivo in qualcosa di utile. Beh, a questo punto, tanto visto che dobbiamo comunque prendere un. Non ci ha dato assolutamente niente. È possibile questa cosa? Boh, vabbè, il piano è finito. Non abbiamo reroll. Il portale per il Void è una stupidata andarci. È rarissimo, cioè nelle daily proprio non l'ho visto quasi mai. Però il punto è questo, cioè noi comunque dobbiamo arrivare fino all'ultimo piano e il Void non vale più dell'ultimo piano, cioè non solo non vale più dell'ultimo piano, ma non vale soprattutto più di tutto quello che c'è da ora all'ultimo piano, più il boss dell'ultimo piano, che sono altri 4.000 punti. Quindi insomma no, non è una buona idea. The Emperor, nostro biglietto d'uscita. Allora, il Clubs lo possiamo usare anche subito. Il nostro biglietto di uscita qualora le cose dovessero volgere al peggio dal punto di vista del tempo nel prossimo piano. Perché in questo piano ormai lockdown no grazie, VURP. Ok, non ci serve. Lascio il baule perché comunque poi ci dobbiamo ritornare. L'aumento di range, lo so che sembra veramente, veramente stupido, però quell'aumento di range là, per me, è stato un buon acquisto. Stato un caso particolarissimo. Ok, non possiamo neanche raccoglierlo. Potrebbe uscirci praticamente qualsiasi oggetto, visto che abbiamo Chaos da quelle chest. Però non ce n'è uscito nemmeno uno ancora. Niente, anche qua. Comunque abbiamo 5 di fortuna, che non è male. Abbiamo un sacco di chiavi. Qui sotto. C'è una stanza potenzialmente brutta. Cazzo, peccato. Sbagliato proprio nell'esecuzione perché c'ero passato giusto in mezzo. Un cuore eterno può servire. Abbiamo poca vita. Beh, no, in realtà no, non ne abbiamo poca, però. Non so perché ero convinto che ne avessimo di più. Però
se eravamo al cap, poi abbiamo perso il cap tramite il come si chiama, quella course room, e poi semplicemente abbiamo preso danno una volta. C'è niente, mancati tutti, un'agilità impressionante. Attenzione, Blastocyst è un boss incredibilmente semplice, che però ha il problema che fa perdere più tempo del dovuto. Beh, allora, questo lo prendiamo. More options è buono. Andiamo dall'angelo perché comunque l'oggetto è gratis. Lo sconfiggiamo perché ci dà la chiave. Contract from below è buono. La chiave la rirolliamo in Anarchist Cookbook, che è inutile, però almeno lo abbiamo tolto alla rotazione. Ci sono batterie a portata troppo lontano. Allora andiamo avanti. E abbiamo la chance perfetta di usare The Emperor. Il tempo dovrebbe bastarci anche senza, però così siamo sicuri di essere già a destinazione. Ok, a questo punto, Angelo, Diavolo, Diavolo. E abbiamo la nostra trasformazione in Span. Connessa la pillola. Prendiamo Ceremonial Robes, che comunque è gratis. Me lo sentivo che sarebbe stato Telepills, però ce la facciamo lo stesso. Ce la facciamo lo stesso perché è qua a destra. Mi sa che non potremo esplorare granché questo piano. In realtà Telepills ci ha favorito in questo senso, solo che mi ha anche un po' impanicato. Quindi non so. Ok, il dado carico in effetti serviva. Tears Up è buono. Ci ha portato a 4. Anche se comunque abbiamo Mom's Knife, abbiamo ancora un minuto di cazzeggio libero. In questo minuto potremmo andare qua sotto. Ok. Mom's Pearl mi fa quasi pentire di non aver comprato il borsellino di mamma che permette di portare due amuleti, però comunque è anche vero che abbiamo speso i soldi in altro, quindi insomma, poteva anche non, cioè, se non avremmo potuto prendere quello che ci ha permesso di. Ok, direi che stiamo tirando troppo la corda. Andiamo qua. E adesso tocca fare Ash, ma Ash non sarà un grosso problema. Non mi spaventa per niente perché abbiamo Mom's Knife, che è un buon counter per Ash. La candela, onestamente, trovo difficile che possa servire a qualcosa. Speeddown ancor meno. Quindi quasi quasi la rirollo, però prima vediamo cosa c'è qui. E cosa c'è qui? E che cosa c'è qui? Ed eventualmente lì. Allora, direi che la cosa migliore è rirollare questi due oggetti qua. Bookworm l'abbiamo già, però comunque è utile togliere dalla rotazione la roba. Cioè i libri, volevo dire. Strength magari lo usiamo dal boss, questo è irrilevante. Walking on Sunshine è irrilevante. Imatemesis è irrilevante. Questo lo prendiamo. Batterie purtroppo non ne vendono. Beh, l'abito da sora mi sembra un po' superfluo.
E in questo caso specifico prenderei questo, così diventiamo Lord of the Flies, cioè Beelzebub, che è una trasformazione non troppo importante, ma che comunque può servire. E niente, la candela per evitare maledizioni in futuro. Sì, dai, cioè ci può stare. Mi dispiace non avere l'oggetto carico, perché questo vuol dire che non abbiamo il boost, però comunque con un doppio strength ce la dovremmo cavare. Infatti lo abbiamo sciolta la prima, cioè lo abbiamo sciolto nella prima forma. E abbiamo comunque un aumento di range da strength, credo. Perché l'ho visto salire, a parte l'aumento di dimensioni comunque, vabbè. Quello è temporaneo per fortuna. Beh, tutto il resto, anche il resto è temporaneo. Insomma, Mon's Knife contro Ash funziona molto bene. Stiamo cominciando anche ad avere la generazione di mosche che ci causa essere Garpy, che comunque è molto limitata quando si tratta del Mon's Knife, ma c'è, quindi è bene. Stato un po' stupido a fare quello che ho fatto, ma non sono stato punito per questo ed è ciò che importa. L'importante non è imparare dai tuoi errori, ma non venire punito per essi. Ed Ash sta morendo in un attimo, senza danni. Ancora un colpo. Grande, abbiamo battuto Ash senza danni. E anche la boss rush l'abbiamo fatta senza danni. E adesso mi rendo conto che abbiamo perso effettivamente dei cuori. Però con 42 bombe varrà anche la pena di fare questa cosa qui, sì. Perché un crawl space comunque dà un sacco di punti. Rocce tinte non ne vedo comunque. E invece. Vabbè. Dobbiamo fare. Sì, non ha senso andare fino al Void, nemmeno adesso. Cioè, i due prossimi piani valgono più del Void. Perché alla fine il Void dà più un bonus esplorazione che altro. Contract from below è buono perché comunque ci fa avere il doppio dei drop. E la left hand onestamente la lascio là. Prima di tutto perché abbiamo già un amuleto migliore. E secondo perché siamo già Gappi. Abbiamo anche Chaos in realtà. Deathski, che comunque non. Gimpy è buono. Però sono tentato di rirollarlo. Gimpy è buono, però noi non dobbiamo. Cioè, non prenderemo così tanti danni da sfruttarlo. E generare mezzi cuori rossi non ci serve. Quindi rirolliamo entrambi. Questo difensivamente può essere utile, questo potrebbe fornirci qualche oggetto che magari nel complesso ci aumenta il punteggio. Quindi tutto sommato va bene. Mi sarebbe piaciuto trovare il terzo pezzo di Conjoined. Questa è una stanza che non so come affrontare, però per fortuna spesso ci arrivo col volo e la velocità alta e quindi il problema non si pone. Il boss sta a sinistra, quindi noi andremo a destra. Ho buone aspettative per questa run. È andato tutto veramente, veramente bene. Questo non vuol dire che non potesse andare in qualche modo meglio, però già il fatto che io non riesca a immaginare modi concreti di questa partita, cioè di quello che abbiamo visto di questa partita in cui potrebbe andare meglio, è un'ottima cosa. Mi piacerebbe non spendere così tante chiavi. Ok, quello non è un oggetto che voglio né prendere né utilizzare né niente, mi sembra una perdita di tempo. Quindi lo rirolliamo in Cricket Sad. Il nostro danno aumenta un bel po'.
Non abbiamo purtroppo Iera. Ma è vero che non stiamo comunque andando alla chest. Però abbiamo il contract from below comunque. Appunto, come già detto, ci potrebbe aiutare. O forse non l'ho detto, l'ho solo pensato. In ogni caso è buono per i punti. Ok, abbiamo il D6 carico che... Che peccato. Scendiamo il cuore. Qui mi sa che non ci può essere. Infatti. Cioè, perché abbiamo già guardato prima. Ah, no, non poteva neanche in realtà. Lì non può essere. La stanza segreta dove può essere? Potrebbe essere ovunque, non ho voglia di cercarla. La super segreta vale più punti comunque. Magari troviamo The Moon. No, no. Doppio sacco, Empress. Usiamo Empress da Satana, anche se non dovrebbe essere necessario. Notare che abbiamo ucciso Krampus prima che potesse dividersi in due, quando succede è raro ma è bello. E per uccidere Satana basta che ci lanciamo contro il piede. Ok. Abbiamo finito anche questo piano, andiamo avanti. Dobbiamo fare, mi sembra, più di 44.000. E penso che sia abbastanza automatica questa cosa, perché comunque The Lamb ce ne dà 4.000. L'HP doppio è buono, potremmo trovare belle cose. Quindi sì, penso che possiamo dire, mi dispiace Berlad, ma ti abbiamo battuto in questa partita. Dry Baby mi piace comunque, è uno dei famigli che preferisco e che non rirollerei facilmente. Per quanto funzioni solo occasionalmente, quando le cose vanno esattamente come devono andare. Questo per me potrebbe essere, stavo dicendo, potrebbe essere un reroll, ma ora mi rendo conto che tutto ciò, tranne la parrucca, è da rirollare. Prendiamo il pentagramma, anche se probabilmente non è granché. Però abbiamo Mom's Knife, che comunque per come è fatta la parrucca ci fa generare un sacco di ragni. E i ragni fanno un macello di danno ciascuno. Sacked è buono. E questo lo prendo perché non ho voglia di cercare altre stanze. Rules Card non è Joker che avrei voluto lo fosse. No. Quello che sto cercando è un Forget Me Now. Quello che sto cercando in realtà è la signora Tangente. Vediamo chi coglie la citazione. Amico, amico. Vabbè. Non so perché mi è venuta in mente giusto adesso. Danno spropositato. Humble in Bundle assolutamente sì. Hot Bombs, ne possiamo parlare. Nessuno di quei due è buono. Sacco Penis non è buono perché siamo quasi al cap di monete e comunque la run è quasi finita. Però Secco Sex dà grosse potenzialità, aia. Charged Baby potrebbe anche servire, le 10 bombe dubito. Anche questa è fatta. Moldy Bread non ci serve, strength non ci serve, ne abbiamo un altro comunque.
Ok, lì a terra c'è una batteria che è buono. Dobbiamo rirollare la stanza con due oggetti, che è questa. Isaac's Art. FS Bombs. Non è di nostro interesse. Ripeto, ma alla fine l'unico oggetto che realmente serve è il Forget Me Now. Neanche quello. Cioè, arrivati a questo punto, sì, ha senso non prendere oggetti per la penalità. Ma si parla di oggetti che comunque, a parte rendere la partita più figa, non fanno. Altri libri. Li prendo così non ricompaiono. Abbiamo quasi finito di esplorare, però allora a sto punto andiamo verso l'alto. Charge Baby l'ho preso perché ci genera batterie e ci permetterà di rirollare e sperare ancora di più in un Forget Me Now. E lo... vabbè dai, lo prendo. Siamo... Beh, non credo che ci siano altre stanze, infatti. Niente batterie per terra. Ok, siamo quasi arrivati. Però... abbiamo ancora un paio di possibilità di reroll. Un altro libro. Per un paio intendo letteralmente due, in effetti. Niente, ok. 10 bombe le prendo. Dovrebbe esserci convenuto in termini di punteggio. A meno che non ci dia una batteria, comunque. La run finisce qua. È ancora possibile, eh? Una batteria qui dentro. C'è una batteria. Facciamo un ultimo. Ovviamente la possibilità che ci esca giusto l'unico oggetto che ci serve è statisticamente alquanto bassa. Quasi quasi lo prendo questo. E per un attimo ho sperato che potesse servire a qualcosa. Più o meno. Magari ci è pure convenuto. È arrivato a sto punto, io apro anche questo, nella speranza che potesse essere qualcosa di utile. Siamo a 42.000. Ma finendo la partita dovremmo avere altri punti. Infatti 46.000. 69esimo. Mi pare che Berla fosse a 44.000. Vediamo. No, era a 47.000. Ci ha battuto lo stronzo. Vabbè, per poco però. Chissà. Devo controllare cosa ha fatto di giusto e di sbagliato. O per meglio dire, devo controllare che cosa... che punteggio ha fatto, insomma, di penalità al danno, eccetera. In ogni caso, io spero che questa run sia stata di vostro gradimento. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima.